Allora, siamo qui con Mr. Van, allenatore della Floria 2004, per la prossima stagione. Intanto benvenuto e grazie per aver accettato l'invito. Prego, grazie a voi. Dunque, innanzitutto, visto che sei nuovo, ti vogliamo chiedere cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida. Mi ha spinto la proposta del direttore Pozzi, col quale avevo già lavorato alla Fisana, e di tornare a fare un campionato importante come slitter. Certo, è un campionato molto bello e difficile. In questo senso, qual è l'obiettivo della vostra squadra se ve ne siete proposto uno? L'obiettivo, come sempre quando si fa un campionato giovanile, è di migliorare i ragazzi, i singoli, e farli crescere in tutti gli aspetti calcistici e non. Poi, come a livello di squadra, sicuramente la società ci chiede di fare una salvezza tranquilla, quindi inizialmente l'obiettivo sarà quello, poi vediamo. Che certamente in un campionato così difficile non è mai banale scontato. No. E guardando nuovi arrivi possiamo vedere che due ragazzi vengono dallo Scandicci, uno dalla Cattolica, uno dallo Scandicci, uno dal Galluzzo, ha fatto comunque un ottimo regionale. C'è anche l'intenzione di aumentare un po' la personalità della squadra? Sì, l'intento è anche quello, e anche perché io ho seguito abbastanza da vicino le ultime partite di stagione della squadra, e ritengo la squadra sia molto forte a livello tecnico, e secondo me non ha espresso, cioè secondo me è superiore al quint'ultimo posto che ha fatto l'anno scorso nell'elite, nel giovanissimo regionale. Secondo me ognuno di questi ragazzi deve tirare fuori qualcosa di più, e lo possano fare perché sono ragazzi bravi. Quindi l'intento è anche quello, sì, mi accordo con te. Infine un piccolo sguardo anche all'avversario. Ti volevo chiedere se avevi già avuto modo di vedere qualche squadra e se vedi qualche squadra favorita per la vittoria del campionato. No, ho avuto modo di vedere, sì, non tante, le solite, insomma, no, ho avuto modo di vedere Scandicci, Cattolica da vicino, poi le favorite in questi campionati di solito, le quattro, insomma, storiche sono sempre quelle, il Tau che ha fatto una finale nazionale per lo scudetto, quindi Cattolica, se stesse e Scandicci, sono più o meno quelle dei primi posti della passata stagione. Un'ultima Questo. domanda anche a scopo informativo per alcuni che spesso lo richiedono. Volevamo chiedere la vostra politica per quanto riguarda gli allievi B, se il direttore ti ha rassicurato che avrai tutti a disposizione oppure se, come per esempio ha fatto il TAO, qualcuno verrà mandato a giocare su. No, di questo non ho avuto nessuna raccomandazione al riguardo, ma il direttore sa bene che abbiamo bisogno di tutti, quindi non penso che ci sia nemmeno bisogno di chiederlo. Bene, grazie per la disponibilità, un grande in bocca al lupo per la stagione.